Auf Verstanden ausdrücken. Prendo il titolo dell'inno della DDR che significa risorgi dalle rovine. Questo è quello che ci siamo detti nel 2008 dopo la disfatta. E devo dire che dopo 4 anni gran parte del lavoro è stato fatto. In parte fatto bene, in parte fatto male. E il culmine è stato raggiunto con la manifestazione del 12 maggio, che è andata contro ogni aspettativa, che però ci ha posizionato contro questo governo. Noi adesso, nel confronto dell'opinione pubblica, abbiamo una posizione chiara contro questo tipo di governo. Contro quindi il governo Monti, che sta massacrando il lavoro, sta aumentando la precarietà, che anche se sulla riforma c'è scritto che ci saranno più obblighi, più doveri rispetto ai contratti a tempo determinato, se poi da una parte toglie l'articolo 18, questa cosa non potrà far altro che aumentare la precarietà. Io che sono giovane me ne sto rendendo più parecchio, avrò mandato 200 curriculum, avrò mandato da quando ho finito la scuola, ma mai si è risposto qualcuno. E l'unico lavoro che ho trovato è lo steward allo stadio olimpico, che non è una bella cosa. E andando a una questione più internazionale, sul dato della Grecia, io mi sono domandato, ma quanto deve star male un popolo per cambiare? E sinceramente mi aspettavo qualcosa di più dal popolo greco, perché quando si sta in quella situazione penso sempre che l'idea di cambiare c'è, purtroppo prende ancora poca gente, prende. E da questo arrivo al duo Nea Democrazia PASOK, che lo ricollego naturalmente al duo di PDL. Noi non possiamo fare ancora appelli al Partito Democratico per cui si deve spostare a sinistra. Io penso che ormai a livello nazionale il Partito Democratico è perso, ormai si è posizionato talmente al centro, si è tolto talmente tanto la maschera, che andare a spiegare ancora una volta ai nostri elettori, ai simpatizzanti, ai compagni, che dobbiamo andare con loro perché non possiamo, non può convincere la destra, ormai non regge più, perché tanto la destra sta diventando anche loro. Dobbiamo costruire un'altra cosa che in Europa c'è, perché Syriza, Front de Gauche, la Linke, l'Izquierda Unita hanno due cose in comune, l'anticapitalismo e l'unità. A noi ci manca una cosa, l'unità, l'unica cosa che ci manca, perché queste cose che sta facendo Monti sono terrificanti. Voglio prendere l'esempio dell'ultima cosa che ha detto, no? La svendita dello Stato. Compagni, vi ricordate quando l'ultima svendita totale statale che c'è stata nella storia? Gli anni 90, il blocco sovietico, dove nella DDR fu fatto il primo esperimento di neoliberismo, dove su 4 milioni e mezzo di lavoratori ben 2 milioni persero il posto di lavoro grazie alle svendite dello Stato. In Russia ancora peggio, dove gli oligarchi, insieme al benestare della NATO, dell'UE e degli Stati Uniti, potevano comprare aziende che valevano milioni e milioni di dollari per due spicci. E questo farà il governo Monti in Italia. Svenderà tutto, tutto svenderà. E non lo possiamo permettere, ma se rimaniamo così disuniti, perché la federazione nazista non basta, noi non riusciamo a lavorare come dobbiamo, non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi come vogliamo. Però di tante cose belle le abbiamo fatte, per esempio nel Lazio sulla questione dei rifiuti, noi ci siamo stati fin dall'inizio, uguale per il referendum dell'acqua, ci siamo stati fin dall'inizio, ci siamo stati, e abbiamo fatto una cosa straordinaria, non abbiamo mai tentato di mettere il cappello sui movimenti, anzi siamo entrati in punta di piedi, abbiamo detto noi diamo il nostro aiuto, non vogliamo posizioni, non vogliamo avere le telecamere addosso a noi, e questo ci ha portato a dei risultati, per cui faccio l'esempio del ventesimo, dove non c'è un giorno in cui viene quello del forum dell'acqua e c'è altre cose da fare, perché se non ci stai te le cose non le possiamo fare per bene. Lo stesso per i rifiuti, la nostra presenza è stata fondamentale, io intendo come partito, non come movimento, e gli stessi cittadini adesso ci riconoscono a Riano, che era una città completamente diversa, adesso ci riconoscono,
quindi noi l'abbiamo fatto, le cose le abbiamo fatte, quando ci siamo messi in testa di fare le abbiamo fatte, e questo ci va a portare quindi alle prossime elezioni romane con una posizione ben chiara. Se c'è, se il PD propone un sindaco contro i beni comuni o che non ha alcuna intenzione di mettere in primo piano ciò, noi non ci stiamo. Passando alla FIGC, io l'anno scorso ho avuto l'onore di essere eletto dai compagni giovani al coordinamento regionale della FIGC. E ci siamo resi conto che è un organo in parte da ricostruire, ma in larga parte è il vero motore del partito, che è sempre delle lotte, sempre ci siamo. E soprattutto c'è una massiccia presenza all'università. Quindi l'unica cosa che dirò su questo congresso è che spero che il comitato regionale sia formato per larga parte da questi giovani che hanno dimostrato di avere le qualità per fare i dirigenti, perché noi dobbiamo fare i dirigenti. Ultime due cose veloci. Io ho fatto un sondaggio su internet con 1100 interviste con la federazione della sinistra, per cui risultano delle cose buone, molto buone. Bene, il 75% vuole un unico partito comunista. E ok. Sulle alleanze, il 48% vuole un polo alternativo con SEL e il TV, e solo il 13% vuole andare col PD. Io questo sondaggio l'ho mandato sia a Di Liberto che a Ferrero che a Fabio. E le alleanze devono essere costruite, secondo il sondaggio, secondo chi i compagni mi hanno risposto, sul programma condiviso da tutte le forze politiche che andranno a fare quella coalizione, soprattutto vincolante. L'ultimo fatto in chiave futura, ho chiesto se la federazione della sinistra deve puntare a far entrare SEL nella stessa. Il 53% ha detto sì, perché è lo scopo della federazione della sinistra unire la sinistra. Non possiamo barricarci e dire sempre no con SEL, no, perché non andiamo da nessuna parte. Solo il 28% ha detto che ci sono troppi rancori, e il resto ha detto no perché sono troppo attaccati al PD. La prima cosa mi sembra stupida, ancora rancori, ancora non abbiamo imparato, vabbè, speriamo che questa sia una minoranza. L'altra parte la capisco, perché davvero vedola, soprattutto in questo ultimo periodo, è molto ambiguo, non si riesce a capire che cavolo di posizione c'ha. È lontano dal PD, però va a fare le rimane di coalizione. Ma sappiamo come funzionano le rimane di coalizione dal Partito Democratico. Il programma è deciso a tavolino dal dirigente del PD e poi puoi decidere la persona che farà il programma. Non si discute del programma, di che sta parlando. Dobbiamo portarlo nelle nostre posizioni. Ultimissima cosa e concludo. Oggi l'Unità ha fatto una pagina su Carlo Marx, perché probabilmente in tempi di crisi del capitalismo come si fanno a riscoprire Marx, e ha scoperto incredibilmente che non è dogmatico, ma va. Forse pensavano che era una religione, una setta, non so, forse si stanno ravvedendo, l'hanno scoperto, 150 anni l'hanno scoperto. Quindi la detta di Marx: i filosofi hanno solo interpretato il mondo in vari modi, ma il punto ora è cambiare. E chi se non i comunisti? Grazie.